Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. In psichiatria ci sono corsi e ricorsi. E una dei corsi e ricorsi che fanno un po' parte delle mode culturali, fanno un po' parte delle scoperte scientifiche, ma anche delle affermazioni filosofiche, sociali, economiche, dei momenti di ampliamento della cultura, momenti di regressione. Una cosa è, a secondo di questo, le varie affermazioni che riguardano il disturbo psichico subiscono delle modificazioni, delle deformazioni, subiscono delle, come si possa dire, delle esaltazioni e sono soggette anche a caccia alle streghe. Prendete per esempio le posizioni aprioristiche che guidano moltissime teorie della mente, che si definiscono, si autodefiniscono teorie della mente quando tutto più sono ipotesi di lavoro, perché scientificamente teoria è qualcosa che ha trasformato il frutto di un esperimento che ha agito su un'ipotesi e ha trasformato in qualche cosa di conoscibile, di condivisibile, di riproducibile e anche di falsificabile, come ci insegna Popper. Però noi invece andiamo avanti molto spesso per slogan. Quando facciamo slogan, facciamo stigma. Lo stigma può essere fatto in due maniere. Uno è: parlo male di Mario Amore, a prescindere. Due, c'è un altro tipo di stigma. Non parlo con Mario Amore, che non mi si fila per niente, fra l'altro la battuta è proprio fuori luogo. Cioè, noi possiamo dire contro o semplicemente ignorare. Il litio è inesorabilmente legato alla psicosi maniaco-depressiva, per ora almeno. E la psicosi maniaco-depressiva, o il disturbo bipolare, o come lo vogliamo chiamare, o il disturbo schizoaffettivo, è inesorabilmente legata al litio. Il primo passaggio ci va bene, no? Il secondo passaggio è un po' più difficile da accettare. La domanda che ci dobbiamo porre è: come mai? Perché? Se noi accettiamo di avere un approccio al paziente che sia osservazionale e quindi sia possibilmente il meno influenzato dal pregiudizio, pre-giudizio, alla maniera fenomenologica, allora noi possiamo usare il metodo dell'osservazione nel tempo, che ci consente di fare una conoscenza, di operare un approccio diagnostico. Se noi usiamo il pre-giudizio, ovviamente, quindi l'osservazione richiede un approccio diacronico. Il pregiudizio, buono o cattivo che sia, si attua nell'approccio sincronico. Difatti, che succede? Che se io sono fortemente influenzato dalla parola depressione, ogni volta che sincronicamente avrò o assisterò a una sindrome, o potrò dire è una sindrome depressiva, comincerò a operare in maniera sillogistica applicando i criteri terapeutici della depressione. Ora, stigma è anche dire depressione come se fosse una
categoria cosmica. Invece di dire episodio depressivo, dire disturbo depressivo, dire malattia depressiva, dire reazione depressiva, distinguerlo dalla delusione, dalla demoralizzazione, da tutto quanto. Quindi ogni volta che noi queste parole psichiatriche le facciamo diventare onnicomprensive, o peggio, le facciamo diventare aggettivi, psicosi, psicotico, depressione, depresso, io sono romano, è giusto, sono romano, sono a Roma, sono romano, sono, non lo dico, sono romanista, insomma è ovvio, se sono romano sono anche romanista, sono affetto da un disturbo cardiaco, sono affetto, si usa, io per esempio sono un paziente oncologico, spero di non esserlo più, ma sono un paziente oncologico, ho ancora il cancro, eccetera. Non vado in giro a dire sono un canceroso, anzi non dico niente perché poi tra l'altro porta pure iella a dirlo, quindi non lo dico, ma non uso l'aggettivo. Ogni volta che aggettiviamo noi qualifichiamo, diamo una qualità. Allora, e quando non usiamo i sostantivi, quindi abbiamo due stigma, uno perché non li usiamo i sostantivi, l'altro perché se li usiamo li aggettiviamo. Come fai a dire io sono un bipolare? Che vuol dire sono un bipolare? Boh, non c'è un nome che metta insieme queste, o un aggettivo che metta insieme queste due cose. Allora, attualmente che succede? Che se io effettivamente ho la possibilità di dire stiamo attenti che la diagnosi fatta lì per lì sullo status non mi fa malattia e non mi dà la possibilità di ricostruire anche in senso dinamico quella che può essere la base, l'andamento della vita, dell'esistenza, del vissuto del paziente. Ma quando noi trasformiamo una lettura di stato in una condizione di malattia, è un processo sillogistico che facciamo. Non stiamo facendo un'opera diagnostica. Se noi usiamo un intervento, una modalità sincronica, noi non faremo mai diagnosi di disturbo bipolare. Se riconosciamo a Krebelin e a tutto quello che è venuto dopo che l'aver messo insieme in una successione di senso, anche se ancora non ne conosciamo perfettamente il significato, di senso, la mania, la depressione, lo stato misto, l'ipomania, la depressione breve, la buffet delirante, che fanno parte cioè di un contesto di malattia, ovviamente con i loro sensi, con i loro significati, con le loro differenze, noi per fare questo abbiamo bisogno di un atto di coraggio. E l'atto di coraggio è: riconosco i limiti del mio sapere e quindi osservo. Riconosco i limiti del mio sapere e quindi parlo col paziente. Non solo lo ascolto, ma lo sostengo nel suo lavoro e nel mio lavoro. Perché la terapia del litio è, chissà perché, c'ha delle isole, no? Io faccio parte di una isola in cui il litio si usa, anzi, è il farmaco più prescritto in vita mia, se è un farmaco. Ci sono isole, qua e là, e poi c'è l'assenza. C'è l'assenza. E come si spiega questo fatto quando noi da la fine degli anni 40, abbiamo delle osservazioni che tagliano proprio la testa al toro. Cade diede una, leggete pure perché è interessante, scoprì che c'era un qualche cosa che modificava lo stato di agitazione. Usò l'urato di litio in una popolazione di pazienti che noi adesso definiremmo maniacali, maniformi, schizofrenia agitate, schizoaffettività agitate, roba del genere. E venne fuori che c'era una risposta, in maniera non equivocabile, legata all'uso di questa sostanza. Ma lui non sapeva se era la parte acida
o la parte basica del sale a funzionare. E quindi che fece? Di grande intelligenza fu questo australiano, non era manco psichiatra fra l'altro. Che cosa fece? Invece dell'urato di litio usò il carbonato di litio ed ebbe gli stessi risultati, e capì che era lo ione che in qualche maniera faceva quello che faceva. Questo è un fatto che, considera che alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, non c'era niente, no? Non c'era la televisione, non c'era nulla. Fece il giro del mondo. Fece immediatamente il giro del mondo. Come fece il giro del mondo, nonostante fossimo in anni di seconda guerra mondiale, l'uso della terapia elettroconvulsivante, la scoperta della terapia elettroconvulsivante. Fece il giro del mondo. Perché immediatamente, se una cosa ha una sua validità, ovviamente la discutiamo, fa il giro del mondo. La psicanalisi ha fatto il giro del mondo. Perché? Perché ha una sua validità incontrovertibile. Tutto ciò che i vaccini hanno fatto il giro del mondo, perché hanno dato la dimostrazione di quello che succede. Dio, speriamo che non succeda adesso il contrario. L'altro grande teorico, l'altra grande scoperta che riguarda il litio l'ha fatta questo signore. Che cosa ha fatto lui? Ha continuato a dare il litio, il carbonato di litio, anche il solfato già cominciava ad apparire. E che successe? Che lui, in maniera inequivocabile, vide che le persone che prendevano questi sali, avendo avuto un accesso maniacale, presentavano nel corso del tempo una riduzione marcata, praticamente fino a zero, in molti casi, dell'episodio depressivo. Che cosa aveva scoperto? Uno, che l'osservazione di Kraepelin era esatta. La psicosi maniaco-depressiva ha un senso e non è un agglomerato di cose diverse. Ha un senso. Un senso nell'energia, un senso in altra cosa, ma ha un senso. Due, che questo sale sviluppava un'azione profilattica e preventiva, difatti allora si parlava coraggiosamente di profilassi, della ricaduta depressiva. Questa cosa che poi lui scoprì fu affermata come prevenzione della ricaduta del disturbo maniaco-depressivo. Non fu così. Lui dava il litio a tutte le persone che soffrivano di disturbi ricorrenti dell'umore e il risultato che aveva era esattamente lo stesso. Aveva la riduzione della ricaduta depressiva, tanto se si trattava di quello che noi chiameremmo adesso disturbo bipolare, quanto se si trattava di un disturbo unipolare ricorrente. Chi parla non crede all'esistenza del disturbo unipolare ricorrente, crede a tante forme di depressione, ma non al fatto che esista un disturbo unipolare ricorrente avulso dai disturbi dell'umore e dai disturbi cosiddetti bipolari. Aderisco un po' alla filosofia di Frederick Goodwin del ciclo, insomma, senza che adesso mi sto a presentare che non ci interessa. Quante sono le indicazioni di questi farmaci? In questo periodo il litio viene studiato come sostanza neuroprotettiva. Ci sono diversi trials, ormai giunti alla quasi, molti di loro sono giunti alla conclusione, il litio svolge un'azione neuroprotettiva. Questo vuol dire che in qualche maniera aiuta il cervello nei confronti di Alzheimer, di altre malattie degenerative, di Parkinson, eccetera, eccetera, aiuta il cervello nei confronti degli effetti tossici di sostanze e altro. La prima frase, episodi maniacali, depressivi e misti, che è il discorso che faceva prima Mario Amore. Il disturbo dell'umore misto è la non diagnosi per eccellenza, è la non diagnosi, l'episodio, la situazione più soggetta a stigma, lo stigma, come si combatte lo stigma? L'arma migliore per combattere lo stigma è studiare, ricercare e parlare con chi la pensa in maniera diversa da te, per cercare di far fluire attraverso i diversi saperi una maggiore conoscenza. Più studiamo, più conosciamo,
meno facciamo stigma. Il nostro scopo non è quello di annullare lo stigma, perché questa è un'utopia bella e buona, ma quello di tenerlo in limiti tali per cui noi non avremo mai più bisogno di riaprire i manicomi e avremo invece la possibilità di incrementare questo grande regalo che ci è stato fatto, di poter lavorare con persone affette da disturbi psichici in condizioni di, fra virgolette, normalità, come con qualsiasi altra malattia. Le controindicazioni del litio sono pochissime. Perché sono pochissime? Perché dato che il litio è l'unica cura per adesso che può essere condotta sulla base di una scientificità, noi non abbiamo litio, abbiamo il litio nel corpo umano è presente in tracce, quindi quando noi andiamo a misurare attraverso la litiemia misuriamo in realtà il litio che prendiamo per bocca. Il litio è una cura che è difficile, ma difficile in che senso? Difficile perché richiede olio di gomito, richiede che stai col paziente, è la cura che ha più bisogno di supporto psicologico di qualsiasi altra, è la cura in cui il paziente è assolutamente non può permettersi, e noi non ci dobbiamo permettere di farlo diventare passivo. Ci richiede un'attività, perché solo lui, solo lei ci può dire: mi sta succedendo questo, avverto quest'altro, io lo istruisco su quello, io lo istruisco su quell'altro. Adesso che finalmente la presunzione di dire io sono il depositario del sapere un po' viene meno in psichiatria, per cui finalmente abbiamo l'integrazione delle possibilità, un grandissimo aiuto è la psicoterapia, perché lo psicoterapeuta ci dà veramente, allo psichiatra, dà veramente il momento, la descrizione, la situazione, specialmente se accetta che esista una malattia mentale. O una malattia, sono sicuro che non sia una malattia mentale, potrebbe essere una malattia sistemica che colpendo poi il sistema nervoso centrale dà luogo a queste cose. Il fatto di dire il disturbo bipolare è il più organico dei disturbi mentali è una stupidaggine, come dire per qualsiasi cosa questo è il più psicologico dei disturbi mentali o il più biologico dei disturbi mentali. Sono tutte affermazioni apodittiche che ancora non hanno una valenza scientifica. tanto per dire delle cose, queste sono delle vignette cliniche, queste sono delle life chart. Il blu significa depressione, il rosso significa ipomania o mania. Questo è un signore, la data di nascita, che aveva questo andamento e aveva quelle terapie. Perché aveva quelle terapie? Perché le terapie venivano basate su definizioni, su letture trasversali. Tu hai una sindrome depressiva, tu sei depresso. No, tu hai una sindrome depressiva, hai un episodio depressivo, io per poter fare diagnosi se quell'episodio depressivo fa parte o no di un disturbo bipolare 1, bipolare 2, depressivo ricorrente, ho bisogno di vedere il dopo, di sapere il prima. Il prima è un po' saperlo, è sempre un po' così, quello che vedo con gli occhi miei e quello che mi dice lui, lui, in una relazione densa, è un'altra cosa. Quindi è una diagnosi che si fa quasi sempre sul follow-up. Grazie. Anche perché mi rimane che mi ha detto 5 minuti, perché potrei parlare altre 14 ore. Grazie. Ecco come è andato a finire. Guardate come è andato faccio solo questa vignetta clinica. Guardate com'è andato nel tempo. Questo era l'andamento della malattia. Sempre più antidepressivi, fino a che scoppiano i cicli rapidi. I cicli rapidi, quando avvengono i cicli rapidi, nelle osservazioni crepeliniane i cicli rapidi erano rarissimi. Attualmente sono praticamente la prassi. La prassi probabilmente legata al tipo di vita molto estroversiva, ai disturbi del sonno contro cui andiamo tutti, al fatto che diciamo tutti e preferiamo tutti essere gufi piuttosto che allodole, moltissimo quando si tratta di responsabilità degli psichiatri è l'uso sbagliato degli antidepressivi. Non che gli antidepressivi facciano male, gli antidepressivi fanno bene, non è che hanno una virtù in sé, gli antidepressivi sono sostanze non inerti ma che agiscono, dipende da come le mettiamo noi in contatto con la persona. Alla fine viene fatta
ormai sull'evidenza dei cicli rapidi, viene fatta diagnosi finalmente di disturbo bipolare. Vengono annullati gli antidepressivi, fa un ciclo più lungo e poi arriva la stabilità attraverso il litio. Queste sono tante altre cose. Che cosa vogliono dire queste vignette? Vogliono dire che nei confronti del disturbo bipolare esiste uno stigma, perché noi facciamo diagnosi di disturbo bipolare sempre molto tardi, perché non lo abbiamo nella nostra testa. E se noi non abbiamo qualcosa nella nostra testa, non vediamo. Se noi vogliamo vedere così, vedrò solo così. Per questo noi dobbiamo essere un po' così, perché comunque anche così sbagliamo, ma se siamo così, siamo finiti. Vorrei solo spendere due parole sul fatto che il litio è un sale, segue il destino del sodio, segue i destini degli altri ioni, segue soprattutto il destino dell'acqua nel nostro organismo. Non è soggetto a pompa attiva, quindi è diverso il suo distribuirsi, la sua eliminazione rispetto invece a uno ione come il sodio, che è soggetto a pompa attiva nel rene, nel cervello, dovunque. Una cosa è certa, l'osservatore australiano dava il carbonato di litio, l'urato di litio 6-7 volte al giorno e aveva un grande risultato. Ne doveva dare poco perché l'urato è tossico, dava tante volte al giorno. Poi questa cosa un po' ce la siamo dimenticata, perché in Italia per tantissimi anni, e questa è stata una delle cause del fatto che il litio non ha avuto il successo che deve e merita di avere, e che i pazienti meritano di ricevere, abbiamo avuto il litio a rilascio immediato. Dato che c'era il problema delle tante somministrazioni, due somministrazioni al giorno, 450 mg la mattina, 450 mg la sera. Faccio così perché spara. Il litio al rilascio immediato spara. Fa una curva, per cui dopo 4-5 ore hai tantissimo litio, dopo 10-12 ore ce n'hai pochissimo. Questo andamento qui, in nessuna terapia psichiatrica, ma nessuna terapia medica, è un andamento buono. In Italia, per questioni di riconoscimento all'AIFA, dovunque, come si chiamava prima, l'Agenzia del Farmaco, non era stato riconosciuto un prezzo ai retard, il litio non può diventare un LAI. Se potesse diventare un LAI, non staremmo manco a parlare. Invece non può diventare un LAI, richiede la litemia, richiede il controllo della tiroide, richiede il controllo dei reni, gli devi stare appresso perché il litio non ha un'azione psicofarmacologica. Non è che tu dai il litio e vedi qualche cosa, non vedi niente, tranne se ne dai tanto o mandi in intossicazione, ovviamente una persona va quasi in coma, allora vedi, ma perché stai facendo un danno neurologico. Non lo vedi, la vedi nel tempo. A un anno vedi che la vita della persona è cambiata. A un anno e mezzo la persona dice: meno male che mi hai dato il litio. Dopo due anni la persona non leva più il litio, non lo leva più, se lo prende da solo, diventa abbastanza maturo da capire, facendo paragoni con prima, che ha avuto un grande guadagno. Qual è la novità italiana adesso, attualmente? Che anche in Italia, finalmente in tutta Italia, noi a Roma ce l'abbiamo sempre avuto perché andavamo alla farmacia del Vaticano, ma che si faceva pagare tra l'altro un sacco di soldi, come ovvio che fosse, per sostenere, niente, sto facendo delle cose che forse non sono appropriate, c'era il Lithiofor, c'era il Priadel, c'è tuttora, è stato importato il solfato. Qual è il vantaggio fondamentale di questo farmaco, e qui finisco, di questo tipo di somministrazione? È che il litio rimane costante. Allora, la costanza di azione del litio è uno degli elementi del successo della cura. Non dico che con il carbolitium non abbiamo successo, ma è molto più difficile. E col carbolitium, con litio a pronto rilascio, abbiamo il problema delle curve in alto. Per dirvi, noi andiamo a misurare la litiemia a 12 ore dall'ultima somministrazione, 450 mg preso alle 8 di sera, alle 8 di mattina c'ho 0,70. Ah, bene, sono contento. E alle 2 di notte quanto avevo? All'1:30, alle 3 di notte quanto avevo? Dove stava a che livello stava la litiemia?
con i preparati a rilascio lento, questo andamento invece non c'è, e questo si traduce in termini molto terapeutici, sia per quanto riguarda l'efficacia, sia per quanto riguarda la tollerabilità. Credo di aver fatto una discreta propaganda al lidio e al disturbo bipolare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. We can return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle.